Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi mettendoli in ordine. Siamo a un passo dal Natale ed è molto probabile che, se avete iniziato a vedere questo video, rientrate in una di queste due categorie. Avete acquistato da poco una Nintendo Switch e volete capire da dove iniziare, quali titoli comprare, oppure la console ce l'avete da un bel po', ma siete in cerca di qualche bel recuperone da giocare in occasione delle vacanze natalizie. Beh, questo video natalizio fa proprio al caso vostro perché vi proporrò una classifica dei 50 migliori giochi per Nintendo Switch. Faccio però subito una premessa, si tratta ovviamente di una classifica fatta sui miei gusti personali e soprattutto prendendo in considerazione i titoli che ho giocato, però allo stesso tempo ho cercato di essere il più obiettivo possibile. Quindi all'interno della classifica ho inserito anche tante menzioni d'onore per andare incontro ai gusti un po' di tutti e per offrire anche un diverso punto di vista. E inoltre sì, ho barato molti titoli appartenenti alla stessa serie e li ho accorpati in un'unica posizione. Anche se poi, se presi singolarmente, potrebbero essere inseriti in posizioni ben distanti dalla classifica. Quindi, sì, è una top 50, ma in realtà è più una top 70, quasi una top 100. Un video lunghissimo, io proprio non so perché l'ho fatto. Aiuto. Ah, e inoltre ovviamente ho cercato di dare priorità alle esclusive, ma ho inserito anche dei titoli multipiattaforma che secondo me rendono particolarmente bene su una console ibrida. E sì, i remake remaster dell'epoca Wii U sono stati considerati anch'essi delle esclusive. Dobbiamo fare pace con il fatto che siamo stati in pochissimi a renderci conto che Wii U è esistita. Andiamo avanti. Bene, se questo video vi torna utile fatemelo sapere scrivendo Poropiteco nei commenti oppure semplicemente mettendo like e iscrivendovi al canale. In descrizione trovate il link al canale Telegram dove posto le migliori offerte relative ai giochi in edizione fisica e inoltre devo fare un doveroso grazie gigantesco a Otoggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Bene, io ho detto tutto, iniziamo perché non c'è tempo da perdere. Partiamo dalla posizione più bassa, la 50, con Leggende Pokémon Arceus. Purtroppo le produzioni di Game Freak su Switch sono state, a mio avviso, a dir poco scadenti. Arceus è un gioco tecnicamente indietro di due generazioni, ma se non altro prova qualcosa di diverso dalla solita formula Pokémon e i risultati sono interessanti. Poi vabbè, siete liberissimi di recuperarvi tutti i titoli dei mostriciattoli tascabili su Switch e di farveli pure piacere, non vi giudicherò, forse un pochino sì. Saliamo di un gradino con New Super Mario Bros. Wii U Deluxe. Uno dei peggiori Mario in 2D è pur sempre un Mario in 2D e la sua buona dose di divertimento sa regalarla. Non aspettatevi nulla di trascendentale, solo un buon gioco che osa ben poco. Perfetto se non avete mai giocato agli altri New. Neon White è stata una delle scoperte più assurde degli ultimi anni. Un FPS dove bisogna speedrunnare dei livelli mordi e fuggi tramite l'utilizzo di carte che fungono da armi. Una follia totale, impossibile da spiegare, va giocato, punto e basta. Peccato per la parte narrativa che lascia parecchio interdetti. Advance Wars ha rappresentato la mia introduzione su Game Boy Advance agli strategici a turni, e questo remake conferma che anche 20 anni dopo, e con una nuova veste grafica d'opera di WayForward, la produzione di Intelligent Systems funziona alla grande. Se vi interessa il genere, potete approfondire con una serie culto come Fire Emblem grazie a Three Houses e Engage, oppure anche con il recentissimo Triangle Strategy. A Short Hike è un adventure game breve, e lo si capisce già dal titolo, ma intenso. Immaginatelo come una sorta di Zelda dove si esplora e si risolvono dei semplici puzzle. Sarà lo stile grafico o il tema principale che accompagna la narrativa, ma se penso a Short Hike mi viene su una nostalgia infinita. In senso positivo, credo. Un'esperienza da provare assolutamente, dura pure poco. Captain Toad nasce da un minigioco di Super Mario 3D World, un'idea di puzzle game interessante che si concretizza in un titolo fresco e divertente. Ovvero dovrete risolvere una serie di diorama interattivi dove bisogna scortare l'esploratore più goffo di sempre verso l'obiettivo di ogni livello. Un concept semplice che viene esplorato a fondo senza diventare noioso. Astral Chain non sarà Bayonetta, ma trasuda tutto lo stile che ci si aspetta da Platinum Games. Il titolo accoglie degli innesti esplorativi da detective game che non ti aspetteresti da uno stylish action in terza persona. Tra alti e bassi è un'esperienza da provare, anche solo per ammirare lo stile del maestro Masakatsu Katsura, che di sicuro ho pronunciato male. Origami King è un netto passo in avanti rispetto a Color Splash e Sticker Star, anche se gli manca il piglio dei vecchi Paper Mario. Il gioco rimane divertentissimo e ben scritto, ma se cercate un'esperienza JRPG più canonica, vi consiglio o di aspettare il remake del Portale Millenario
in uscita il prossimo anno, o di provare l'indie Bug Fables, ma questo è solo in inglese. Gli ultimi titoli Sonic sono stati una montagna russa di emozioni e di qualità altalenante. Un continuo giro della morte dove in più di un'occasione si è rischiato di vomitare il pranzo, eppure la colazione, eppure la cena del giorno prima. Su Switch mi è proprio difficile consigliare i capitoli in 3D, ma piuttosto che rigiocarvi per l'ennesima volta i classiconi grazie alla raccolta Sonic Origins, provate assolutamente Sonic Mania Plus o Plus, un gioco di Sonic dal sapore old school fatto da chi Sonic lo ha capito per davvero. Celeste è un po' la quintessenza del platform indie moderno, unisce il gameplay hardcore di un Super Meat Boy a una narrazione profonda e toccante, un'esperienza che vi rimarrà dentro, tra una bestemmia e l'altra. Ghost Trick l'ho appena scoperto ma è diventato immediatamente uno dei miei giochi preferiti di sempre, un'avventura grafica che trasuda stile da ogni pixel. Grandissima Capcom che ha tirato fuori dal cilindro una remaster di un titolo che in molti si sono lasciati sfuggire su DS. E a proposito, se giochi del genere vi piacciono, non potete non prendere in considerazione l'acquisto di una delle tante collection di Phoenix Wright Ace Attorney. Animal Crossing è stato il fenomeno del 2020. Merito del lockdown? Probabilmente sì, ma se in molti hanno investito centinaia e centinaia di ore su un titolo del genere, qualcosa di magico questo gioco deve averlo. È il mio genere? Assolutamente no, ma nonostante questo ci ho giocato per quasi 40 ore, un numero che, ripensandoci adesso, mi sembra assurdo. Blasphemous 2 è un'altra grande rivelazione del 2023. Il gameplay punitivo alla Souls-like del primo capitolo lascia spazio a un Metroidvania a tutto tondo più fluido, dinamico e, per quanto mi riguarda, più interessante da esplorare. Fermo restando che vi consiglio di giocarli entrambi, la mia preferenza va a occhi chiusi sul secondo capitolo. Return to Dreamland Deluxe permette di scoprire la magia che c'è dietro un platform di Kirby in due dimensioni. Non c'è nulla di rivoluzionario, eppure tutto funziona alla grandissima e scorre che è un piacere. Ci aggiungete pure un epilogo che cambia un po' le carte in tavola del gameplay e una modalità multiplayer in locale gigantesca, e il pacchetto diventa imperdibile per ogni amante del genere. Parlando di platform in 2D, Yooka-Laylee and Impossible Lair è la più grande lettera d'amore all'epoca d'oro dei Donkey Kong Country che io abbia mai giocato. Non a caso dietro a Playtonic ci sono degli ex Rare. Proprio per questo lo stile è inconfondibile e anche il gameplay. Consigliatissimo. 35esima posizione per il builder definitivo. Super Mario Maker 2 io lo consiglio anche per la campagna single player con i livelli fatti dagli sviluppatori, ma finché i server saranno in piedi va giocato per scoprire fino a dove il sadismo umano si è potuto spingere nella creazione di livelli in due dimensioni. Perfetto per odiare il prossimo. Sea of Stars è un JRPG che gioca tanto sul fattore nostalgia dell'epoca Super Nintendo, ma nonostante i riferimenti siano palesi, il prodotto finale ha una sua precisa identità, nel bene e nel male. L'altra faccia della medaglia per me è Chained Ecos, altro JRPG che fa della nostalgia e del citazionismo il suo punto di forza, ma che si sviluppa in modo totalmente opposto a Sea of Stars. 51 Worldwide Games è il titolo definitivo, io lo adoro. È più di una semplice raccolta di giochi da tavolo, ha un'estetica potentissima che ti risucchia in dei giochi che mai avresti pensato di voler provare. Pro, imparerai le regole dell'Hanafuda. Contro, il multiplayer ha delle limitazioni incomprensibili. Vampire Survivors è pura droga videoludica, un gioco dove non dovete far nulla se non muovere il vostro personaggio, ma in cui, senza accorgervene, investirete decine e decine, se non addirittura centinaia di ore. Una vera creazione infernale fatta poi da un italiano, e i nomi dei personaggi parlano chiaro. Rayman Legends Definitive Edition non è solo uno dei platform bidimensionali più divertenti di sempre, ma è anche uno dei più influenti. Giocate a Wonder dopo Legends e capirete il perché. Un pacchetto completissimo, ormai venduto sempre a prezzo budget, da comprare assolutamente. Nello spazio dei roguelike procedurali, Hades è emerso come uno dei re incontrastati. Su Switch questo genere ha tutti i suoi esponenti più importanti, come Isaac, Enter the Gungeon, Crypt of the Necrodancer e Dead Cells, ma sarà l'art style, il setting molto particolare o anche semplicemente la responsività del gameplay, però su Hades ho buttato più ore che su qualsiasi altro gioco. Semplicemente immenso. Fosse per me, comunque, io lo chiamerei Hades. Vabbè. Se Nintendo non avesse rimosso senza alcun motivo dal mercato la 3D All Stars, questa sarebbe tranquillamente nei pressi della top 10. Purtroppo, nonostante la presenza di tre capolavori immortali del platform, questa collection va messa nella metà bassa della classifica. Ma come
come si fa a sprecare un'opportunità del genere? Tutti gli amanti dei survival horror non devono farsi sfuggire Signalis, un'esperienza inquietante e profondamente disturbante. Signalis è un po' il figlio illegittimo di Resident Evil e Silent Hill, il tutto immerso in un'estetica anni 90 che strizza l'occhio a Evangelion, un titolo pazzesco. La trilogia di Bayonetta per me è difficile da trattare separatamente, anche se andrebbe fatto. Per molti il secondo episodio è il vero capolavoro di Hideki Kamiya. Per me le vette del primo non sono mai state più raggiunte e il terzo episodio è stato veramente deludente. Ma se gli action in stile Devil May Cry vi appassionano, non potete non aver giocato a Bayonetta. Esteticamente non c'è nulla che gli si avvicini, ma neanche di striscio. L'HD remaster di Skyward Sword è stata in grado di farmi amare un gioco che su Wii ero quasi arrivata ad odiare. Qui abbiamo l'espressione massima degli Zelda classici in tre dimensioni, ora finalmente in un contenitore che limita al minimo le scelte irritanti. E ma, siamo già a metà classifica! Però adesso fermi tutti, perché vi devo fare prima un'altra domanda. Ma a quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto? Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito, per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoji Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto, dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri. Grazie mille a Otoji Retro Games e viva il collezionismo! I due Mario Rabbids sono degli esperimenti fuori di testa, ma incredibilmente riusciti. Però attenzione, mentre il primo è decisamente uno strategico a turni in stile XCOM, il secondo mantiene questa impostazione, ma accoglie molti più elementi platform ed esplorativi, che ne arricchiscono il gameplay, però lo semplificano anche. I puristi del genere potrebbero storcere il naso. Comunque, sono da provare entrambi. Massima stima per Davide Soliani e tutto il suo team. Link's Awakening è stato il mio primo punto di contatto con la serie di Zelda. Capirete che ci sono affezionatissimo. Questo remake modifica ben poco del gameplay, ma reinventa completamente lo stile grafico. Posso dire che non mi fa impazzire? Però a molti piace, il mondo è bello perché Mario. Se Kirby in 2D sono stati una piacevole conferma, il debutto della serie in 3D con Kirby e la Terra Perduta è stato semplicemente folgorante. La Boccomorfosi da sola vale il prezzo del biglietto. Geniale, non aggiungo altro. Octopath Traveler è un JRPG che ha inventato uno stile, quello dell'HD 2D, e si tratta a conti fatti di una produzione estremamente moderna nonostante l'estetica retro. Non ho giocato il secondo capitolo, ma mi giunge voce che sia uno dei JRPG più belli degli ultimi anni. E poi, dopo aver provato Octopath, vi potete buttare su Live Alive, il già citato Triangle Strategy, o anche, simile ma non uguale, il recentissimo Star Ocean Second Story. Senza contare che Switch è la patria dei JRPG. Tanto per dire, avete accesso a mostri sacri come tutta la serie di Final Fantasy fino al 12° episodio, o anche all'immenso Dragon Quest 11. Nier Automata è indicato da tanti come un vero e proprio capolavoro, la più grande opera del folle genio di Yoko Taro. Su Switch il porting regge botta con quanto visto sulle altre console, e quindi non si sfugge. Se ancora non l'avete fatto, giocatevi almeno 3 volte Nier Automata. Per tutti quelli rimasti orfani di Paper Mario, Square Enix ci ha ricordato quest'anno cosa significa avere tra le mani un JRPG classico targato Squaresoft. Super Mario RPG è un remake grafico pazzesco di un gioco di ruolo perfetto come primo approccio al genere. Nonostante l'eccessiva semplicità, rimane un titolo molto divertente e anche caratterizzato da un umorismo pazzerello che non ti aspetteresti da una produzione Nintendo. Shin Megami Tensei 5 è invece il JRPG hardcore per eccellenza, è stato il mio GOTY 2021, un'esperienza brutale ma in grado di regalare soddisfazioni enormi. Se siete amanti delle produzioni Atlus, che ve lo dico a fare, vi potete recuperare la serie di Persona così da avere i prossimi 4 anni di backlog già tutti prenotati. È partito zoppicando, ma oggi l'NSO e il Nintendo Switch Online
Online è un servizio in abbonamento che mi sento di consigliare, anche nella sua versione premium del pacchetto aggiuntivo. Non solo avrete accesso a un DLC cruciale come quello di Mario Kart, ma la libreria retro ha raggiunto un livello di completezza che può fare invidia alla Virtual Console dei tempi che furono. Per me le librerie Game Boy, Game Boy Advance e Nintendo 64 sono un valore aggiunto pazzesco. Eppure NES, SNES e Mega Drive non è che fanno schifo, eh? C'è veramente bisogno di introdurre Cuphead? Non credo. Il Run and Gun dei fratelli Moldenhauer è proprio un lavoro di artigianato. Come si fa a non adorare una cosa del genere? Ecco appunto, compratevi la Limited Fisica perché un progetto così va giocato e sostenuto in ogni modo possibile. Hollow Knight è il Metroidvania moderno per eccellenza, ha introdotto un pubblico vastissimo a un genere abbastanza di nicchia e lo ha fatto parlando il linguaggio dei giovani, ovvero quello dei Souls-like. Ecco, ora però dateci Silksong, se no finisce che questo seguito i giovani di oggi se lo giocheranno in pensione. Platoon 3 è l'unico titolo che, pur non avendo giocato, sento di dover inserire così alto nella classifica. Un po' perché Nintendo, che tira fuori una nuova IP, è sempre un successo, anche se ormai è passata una decina di anni dalla prima introduzione di Splatoon, e un po' perché dimostra che c'è spazio per i competitivi online anche tra il pubblico di Switch, un fenomeno che non può e non deve essere preso sotto gamba. Se penso a Nintendo, penso ai multiplayer in split screen a 4 giocatori. Sì, lo so, sono vecchio, ma proprio per questo per me Mario Party Superstars è la declinazione più riuscita di una formula che magari sente un po' il peso dell'età, ma rimane comunque il meglio del meglio per il multigiocatore da divano. Superstars non solo accoglie gli elementi migliori degli episodi storici, ma in più modernizza e semplifica tanti tratti arcaici della serie. Come per la trilogia di Bayonetta, per me è impossibile scegliere un solo Xenoblade. La visione di Monolith Soft di proporre un'epopea JRPG assecondando i canoni di gameplay dell'MMO ha dato vita a una serie che ha attraversato le generazioni Nintendo e trova il suo compimento su Switch. In tanti impazziscono per il secondo episodio, ma io lo trovo il più debole di tutti. Tra il primo e il terzo rimarrò per sempre indeciso. Giocate l'Xenoblade, compreso anche Torna the Golden Country, e poi fatemi sapere quale preferite. Sarà pure una riproposizione per lo più invariata nel gameplay di un titolo di 20 anni fa, ma Metroid Prime rimane un titolo fuori da questo mondo che ancora oggi riesce a ipnotizzare, grazie soprattutto a una veste grafica che è un mezzo miracolo su Switch. Solo Nintendo poteva tirare fuori un remake del genere e chiamarlo remaster. Foglia pura. E ora dateci Prime 4. Tunic è Zelda senza Zelda. L'ho inserito come mio gioco dell'anno nel 2022 e ne conservo ancora un ricordo pazzesco. Tunic, o Tunic, cattura perfettamente l'essenza di un action adventure. La gioia dell'esplorazione, l'emozione della scoperta. Un titolo pazzesco, anche se molto difficile, esattamente come un gioco di 30 anni fa. Entriamo nella top 10. Donkey Kong Tropical Freeze ci ricorda che quelli di Retro Studios sono dei geni. Dopo aver rivoluzionato Metroid, hanno ridato vita ai Donkey Kong Country, tirando fuori un platform 2D fuori parametro, uno tra i migliori di sempre. Peccato che questa sia solo una remaster. Nel mondo c'è bisogno di più produzioni targate Retro Studios. Mario Kart 8 Deluxe è il Mario Kart definitivo, tanto che continua a vendere come il pane nonostante la sua prima versione risalga ormai a 10 anni fa. Prendete una formula vincente e infarcitela di contenuti fino a scoppiare e poi continuate ad aggiungere contenuti. Forse uno dei pochi casi in cui Nintendo è riuscita a gestire bene il supporto continuo a un suo titolo. Il pacchetto percorsi aggiuntivi va comprato per forza o al massimo prendetevelo tramite l'abbonamento più costoso del Nintendo Switch Online. Pikmin 4 è il gioco che non ci meritiamo. Una serie mai compresa dal pubblico, sparita più volte per interi decenni, ritorna così, de botto, senza senso, con uno dei giochi più complessi e densi di contenuti che si siano mai visti sulla console ibrida. Pikmin 4 prende tutto quello che funziona della serie e lo trasporta in un contesto adventure, quasi un platform collectathon per un mix perfetto. E visto che Switch è la più grande console Nintendo di sempre, dopo esservi innamorati del 4, potete recuperare senza problemi la trilogia originale. Cosa volete di più? Beh, Luigi's Mansion 3 è una risposta accettabile. Next Level Games si è superata con questa produzione. Graficamente rimane ad oggi uno dei picchi massimi raggiunti su Switch, e anche l'episodio più corposo di tutta quanta la serie. Da non sottovalutare poi la modalità multiplayer a due giocatori che fa vivere sotto tutta un'altra luce la campagna principale. Dopo anni di stanca e l'impressione che si fosse detto tutto in un genere dove l'unica evoluzione possibile sembrava essere rappresentata dalla strada dei builder, Nintendo ci ha ricordato che creatività e inventiva non si esauriscono mai, almeno nei loro uffici. Super Mario Bros. Wonder è un capolavoro, ve ne ho già parlato a lungo nella recensione che trovate sul canale, ed è un titolo che non può mancare nella libreria di un qualsiasi
qualsiasi utente Nintendo Switch. Grazie a Switch abbiamo potuto riscoprire Super Mario 3D World, un altro platform di Mario che su Wii U non aveva trovato il pubblico che si meritava. Non solo, ora un'utenza molto più vasta ha potuto apprezzare questa particolare fusione tra il gameplay dei Mario in tre dimensioni e la struttura a livelli tipica dei titoli bidimensionali, ma il pacchetto viene completato da Bowser's Fury, quello che spero possa essere una sorta di nuova direzione che intraprenderanno in futuro i Mario in 3D. Un open world che funziona, e di brutto. Metroid Dread era un nome maledetto che girava sin dai tempi di Wii e DS. Mercury Steam, dopo l'ottimo Samus Returns, è riuscita a confezionare un ritorno folgorante della serie principale di Metroid, con un quinto capitolo che proietta Samus nella modernità. Dread ha tutto: boss fight pazzesche, un sistema di movimento super fluido, una mappa intricata e piena di segreti e tante, tante possibilità di fare sequence break. Quando scende in campo Metroid non ce n'è per nessuno. Siamo sul podio e devo inserire per forza nel gradino più basso Super Smash Bros. Ultimate. Magari il gioco non ha più quell'entusiasmo che lo ha circondato da fine 2018 fino all'arrivo di Sora poco più di un anno fa, ma rimane comunque la produzione più ambiziosa e gigantesca fatta dal team di Sakurai. Uno sforzo produttivo senza precedenti che ha ripagato alla grandissima, regalando alcuni dei momenti più emozionanti di sempre. L'unico motivo per cui posso sconsigliarvi un gioco del genere, che è una vera e propria lettera d'amore al gaming stesso, è magari se siete dei giocatori votati al single player. Però appunto, se penso a Nintendo, penso alla gioia di condividere il gioco con altri. In fondo questo è il concetto stesso di Joy-Con. E da sempre, dai tempi di Melee, per me Smash è stato giocare in compagnia. E sono fermamente convinto che dopo Ultimate, sì, ci saranno altri Smash, ma nessuno sarà ambizioso come l'episodio per Switch. Super Mario Odyssey è lo stadio finale dell'evoluzione dei platform in 3D. Va benissimo se continuerete a essere più affezionati a Super Mario 64, se siete tra quelli che reputano Sunshine un capolavoro incompreso, o siete magari dei nostalgici che ancora discutono se sia meglio Galaxy 1 o 2. Però Odyssey è obiettivamente migliore. Prende tutto quello che c'è stato prima e lo ripropone in una formula imbattibile che accoglie tutte le sfaccettature passate e celebra 40 anni di videogioco con un gameplay che è una continua festa. Se avesse avuto una modalità multigiocatore meglio strutturata, a questo punto sarebbe una posizione più in alto. Però, come vi ho detto, ho barato e ho messo più giochi in un'unica posizione. Breath of the Wild e Tears of the Kingdom sono uno la continuazione dell'altro, eppure allo stesso tempo sono due esperienze profondamente diverse. Altro che more of the same. C'è chi ama il senso di scoperta di Breath of the Wild e chi invece, dopo aver giocato con l'ultramano e il compositor, non tornerebbe mai più indietro. C'è un tema però che mi sono accorto accompagna tanti dei titoli presenti in questa classifica ed è quello che le produzioni Nintendo su Switch sembrano tutte rappresentare l'apice di una determinata serie. E la cosa incredibile è che Nintendo stessa, tirando fuori dal cilindro Tears of the Kingdom dopo Breath of the Wild, ci ha dimostrato che questa sensazione è una pura illusione. Per quanto si raggiungano dei risultati incredibili, c'è sempre spazio per qualcosa di nuovo, qualche conquista fino a quel momento inimmaginabile. E per me gli ultimi due Zelda in tre dimensioni sono proprio questo, pura creatività videoludica in grado di sorprendere all'infinito. Ed è per questo che sono i due titoli più importanti per la console, due giochi imprescindibili da avere su Nintendo Switch. E questa però c'era la lista dei 50 migliori giochi per Nintendo Switch. Fare questo video mi ha portato via una quantità di tempo invereconda, quindi vi chiedo di supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Se tutto questo vi è tornato utile, fatemelo sapere con un commento, lasciate like e se siete nuovi iscrivetevi al canale. Poi magari in futuro datemi pure i soldi. Bene, io ho detto tutto, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porotop, Michele 50, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Minchia quanto è lungo sto video.